Come si crea un mazzo in FAB? Quali sono le caratteristiche che dovrebbe rispettare? E come strutturarlo al meglio a seconda dell'eroe scelto? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro settimo appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo. Flesh and Blood, essendo un TCG come qualsiasi gioco appartenente a questa categoria, avrà bisogno di un mazzo per poter giocare. Quest'ultimo potrà essere acquistato in una qualsiasi fumetteria o sito web dedicato, come Fantasia Store, ad esempio, avendo così a disposizione una base di partenza per muovere i primi passi su Wraith o attraverso la creazione di un deck costruito da zero. Ma come sarà possibile farlo e quali saranno le varie caratteristiche da tenere a mente per riuscire a mettere insieme le carte necessarie allo scopo? Curioso in primis di conoscere la risposta, sono andato alla ricerca di diverse informazioni qui sul tubo e ho raccolto abbastanza materiale per poterne parlare quest'oggi. In descrizione vi lascerò tutti i riferimenti che mi sono stati utili per la creazione di questo video. Prima di iniziare però, piccola informazione di servizio. Come già detto nel video precedente, volevo ricordarvi che questa domenica 20 marzo dalle ore 9 di mattina si svolgerà presso l'hamburgeria Arcade & Food di Roma il torneo Special Sunday Event di Flesh and Blood, che vedrà diversi combattenti provenienti da ogni angolo d'Italia sfidarsi in battaglie formato Blitz. Nella schermata che state guardando in questo momento ci saranno tutte le informazioni necessarie che vi serviranno se vorrete partecipare. In più, il sottoscritto, in compagnia di Pietro del canale Flesh and Blood Italia, link in descrizione, forniremo il commento tecnico al tavolo streaming. Cosa state aspettando? Unitevi a noi dal vivo o attraverso la diretta creata appositamente, seguitemi su Instagram e rimanete aggiornati sulle storie che pubblicherò personalmente per comunicarvi tutto ciò che ci sarà da sapere per sintonizzarvi, per vedere dal vivo gli eroi di Wraith entrare nella leggenda. Vi aspetto numerosi. Ed ora scopriamo assieme attraverso 8 semplici passaggi come costruire il vostro primo mazzo in Flesh and Blood. Andiamo a dargli un'occhiata. Il primo passaggio sarà scegliere il formato di gioco. In Flesh and Blood ci saranno 5 formati, due dei quali dedicati rispettivamente al draft e al sealed, e i restanti 3 creati appositamente per lo svolgimento di tornei ufficiali ed ufficiosi a livello competitivo. Dato che ne parlerò più nel dettaglio nel prossimo video, il Classic Constructed, il Blitz e lo Ultimate Pitfight, la modalità multigiocatore per intenderci, rappresenteranno la scelta che dovrete fare. Questo perché? A seconda della modalità di gioco dovrete anche selezionare l'eroe che impersonificherete e a seconda della preferenza che farete ci saranno regole e campioni diversi da prendere in considerazione. Ad esempio, se vorrete combattere in Blitz, vestirete i panni di un giovane eroe, mentre in Constructed agirete invece di un personaggio forgiato da più di 1000 battaglie. Per questo video prenderemo in esame la preferenza di creare un deck Blitz, dato che è anche il formato al quale gioco di più. Essendo costituito da un numero massimo di 40 carte, non una di più né una di meno, il Blitz sarà la modalità di gioco più snella e veloce. Per non parlare del fatto che per ogni nuovo combattente, molto probabilmente questa modalità rappresenterà il primo contatto con il gioco. Una volta scelto il formato, potrete passare al secondo punto fondamentale, che sarà scegliere l'eroe che vorrete giocare. Sì, certo, ho iniziato ora a capirci qualcosa, Arconte, che ne so quale eroe scegliere. E anche voi avete ragione. Per quanto posso dirvi, la predilezione di un campione piuttosto che un altro spetterà solo a voi. Ma come è successo per molti combattenti che conosco, l'aspetto fisico, le abilità, l'amore per una determinata classe hanno giocato un ruolo fondamentale nella scelta.
in descrizione vi lascerò il link alla sezione dedicata agli eroi di Flash, dove potrete avere una panoramica più minuziosa di ogni singolo aspetto che caratterizzerà il campione che deciderete di impersonificare. Parlandovi per esperienza personale, avendo utilizzato molto il guerriero in praticamente tutti i giochi di ruolo online sui quali ho messo le mani, per me il trio Dorinthea, Kassai, Boltin ha rappresentato il non plus ultra, essendo loro per l'appunto guerrieri che però apparterranno a scuole di pensiero bellico completamente diverse. Ed è proprio quando scoprirete ciò che vi ritroverete automaticamente ad avere a che fare con il terzo punto. Selezionare la tipologia di combattimento alla quale si appartiene. Siete più da attacco massiccio? Raffica di colpi? Un mix di questi ultimi per adattarvi ad ogni evenienza durante il corso di un match, i cosiddetti mid-range? O preferite attendere nell'ombra nell'attesa di sferrare un singolo attacco letale, i così chiamati OTK, ovvero coloro che in un turno chiuderebbero l'incontro? Ebbene, a seconda della risposta che darete, in automatico troverete riscontro nell'eroe della vostra classe preferita, fugando ogni incertezza. Ad esempio, per il guerriero, se si vorrà combattere con attacchi pesanti provenienti dalla propria arma, Boltin con equipaggiata la spada a due mani Raiden Duskbane o Dorinthea con la oramai celebre Dawnblade faranno esattamente al caso vostro. Mentre se vorrete optare per uno stile più aggressivo e tendente al fare più danni possibili nel minor tempo a propria disposizione, Kassai con le due sciabole Cintari e lo stesso Boltin con le asce corpo e mente offriranno un'alternativa piuttosto valida per affrontare ogni scontro. Se invece vorrete optare per una build combo, il guerriero non sarà la soluzione che farà per voi, almeno non in Blitz, dato che gli eroi Viserai e Kano avranno carte specializzate che risponderanno pienamente a tale scopo. Ma ne parleremo magari in un prossimo video. Sarà da notare anche che a seconda dello stile di combattimento che sceglierete, ci sarà rispettivamente una classe specifica che sfrutterà appieno questo archetipo di lotta. Il guardiano, ad esempio, sarà la classe principale dell'attacco pesante, il ninja per quanto riguarda la raffica di colpi e il Runeblade assieme al mago che rappresenteranno i combo. Poi ci sarà anche il control, Oldim ne sarà il portabandiera per eccellenza, ma si sta parlando di un formato constructed e ne parleremo in un contenuto futuro. Rimaniamo sul Blitz. Dopo aver scelto quindi formato, classe e l'archetipo di mazzo che giocherete, non vi resterà altro da fare che iniziare con il quarto passo. Scegliere le carte che faranno parte del vostro deck. Per iniziare a inserire i primi elementi nel vostro mazzo, la scelta principale da dover fare sarà indirizzarsi in primis verso le azioni di classe. In Flesh and Blood, infatti, troverete carte specifiche per il vostro eroe e la carica che ricoprirà durante il match. Ma procediamo per step. Le prime carte che dovrete selezionare saranno le specializzazioni per il vostro eroe. Ognuno ne avrà una e quest'ultima andrà a potenziare lo stile di lotta dello stesso campione, andando inoltre ad evidenziare anche l'archetipo di mazzo che andrete a giocare. Di seguito toccherà l'equipaggiamento, che risulterà essere un tassello fondamentale per la strategia che il mazzo seguirà, come ad esempio i Braveforge Bracers e i Refraction Bolters di Dorinthea, che permetteranno, se utilizzati, di potenziare gli attacchi con la spada, permettendo di colpire più volte l'avversario in un solo turno. Per avere una buona base di partenza, potrete recarvi sul sito ufficiale di Flesh and Blood e nella sezione Heroes of Wraith, selezionando il vostro campione preferito, sotto la voce About potrete trovare non solo gli highlights, ma anche alcune carte fondamentali da includere all'interno del vostro deck. Inoltre, iniziare a comprendere lo stile di lotta del vostro eroe vi permetterà di sviluppare le prime combinazioni tra carte che potrebbero agevolarvi le giocate durante un match.
Infatti, arrivati a questo punto, dopo aver scelto le specializzazioni e l'armatura, entrerete nel quinto punto, dove dovrete trovare delle carte che creeranno sinergie funzionali per far girare al meglio il vostro deck. Di cosa sto parlando? Ovviamente, essendo appena arrivati su FAB, non conoscendo tutte le carte presenti in gioco, risulterà piuttosto complicato creare combinazioni complesse di carte che potranno mettere in seria difficoltà l'avversario. Per questo motivo, il consiglio che mi preme lasciarvi sarà il seguente. Pensatela facile. Non andate alla ricerca di dinamiche macchinose, ma prendete le carte che anche a livello di effetto potranno piacervi e buttatele dentro. Trovate piccole coppie di carte che, se giocate assieme, potranno generare un buon effetto combinato da scatenare contro il vostro rivale. Un po' come si faceva ai primi tempi che giocavo a Yu-Gi-Oh! Una carta mi piaceva semplicemente per l'artwork, inserita nel deck. Poi ovviamente a forza di giocare e perdere, a malincuore escludevo alcuni elementi per includerne altri più potenti e così via, fino ad arrivare ad avere un mazzo competitivo che con il tempo non solo si era evoluto a livello strategico, ma aveva fatto evolvere anche me come duellante. Iniziate quindi a leggere le varie carte e a non escludere nemmeno un singolo elemento che potrebbe interessarvi, perché una volta fatta una cernita, nel prossimo passo inizierete a stringere il sacco per dare una forma ben definita al vostro deck. Il sesto passo infatti sarà valutare il rapporto costo-risorse del vostro mazzo. Qui le due domande necessarie che dovrete farvi saranno le seguenti. Quanto costano le carte che ho a mia disposizione? E ogni singolo elemento, quante risorse potrà generare? Capite da voi che se avrete un deck che avrà un costo medio di 3 per essere giocato, con tutte carte che genereranno risorse pari ad 1, il rapporto risulterà essere sbilanciato, quindi tenete conto del valore di pitch di ogni singola carta. Di solito in un mazzo Blitz orientatevi per iniziare ad includere un numero medio di 15 carte con valore di pitch pari a 3, 10 con valore pari a 2 e 15 con valore pari ad 1. Di lì poi, basandovi anche su liste già preesistenti, migliorerete il tiro anche dopo aver affrontato più di uno scontro. Ma un fattore essenziale deve restare ben vivido nei vostri pensieri quando andrete a montare il vostro primo deck. Restate fedeli all'archetipo del vostro mazzo. Quindi a seconda della tipologia di combattimento dell'eroe, regolatevi di conseguenza. Ed una volta compreso appieno lo scopo del campione, potrete passare al punto successivo, il settimo, per la precisione. Decidere quante reazioni di difesa includere nel mazzo. Di solito in un mazzo la media sarà di 4, ma anche qui l'archetipo di deck che giocherete ne influenzerà il numero. Ad esempio, se il vostro scopo sarà infliggere più danni possibili senza dar tempo all'avversario di organizzare le difese, una reazione di difesa lascerebbe il tempo che trova. A voi interesserà picchiare e non difendervi, salvo qualche raro caso. Quindi se avrete una singola carta di questo tipo nel deck, sarà proprio grasso che cola. Ma comunque, le defensive reaction rappresenteranno un elemento importante ai fini della lotta, e quindi, piuttosto che rimanere senza, almeno una ci penserei sempre ad inserirla. Se poi vi capiterà di notare che la sua presenza rallenterà l'intera dinamica del mazzo, a toglierla farete sempre in tempo. E finalmente, dopo aver incluso o meno anche quest'ultimo tassello nell'insieme, non vi resterà altro da fare che procedere con il prossimo stadio, quello conclusivo. Infatti, l'ottavo ed ultimo punto vedrà l'inizio della fase di test del deck. Una semplice parola. Giocate! Cercate di capire quali carte vi piacerebbe pescare in qualsiasi momento del match, quali saranno le dinamiche che potrebbero arrecare maggiori danni all'avversario. Riuscite a scovare altre sinergie, magari leggermente più complesse, per agevolarvi la vita sia in fase di attacco che di difesa. Se qualcosa poi non vi tornerà,
tornate semplicemente alla sperimentazione, fate modifiche, cercate di evolvere la vostra strategia e al contempo maturate la vostra consapevolezza del gioco. Entrate in piena sinergia con il vostro eroe e vedrete che in brevi periodi vi ritroverete a padroneggiare al meglio la classe che avrete scelto. In più, per supportarvi nella creazione, ci sarà fabdb.net, il sito web che vi permetterà di creare i vostri mazzi personalizzati tenendo sempre sott'occhio tutte le caratteristiche utili per riuscire a creare con successo il vostro primo blitz. Vi basterà registrarvi al sito per poi selezionare la voce Dex, nel menu a tendina cliccare su My Dex, nella finestra che si aprirà in alto a destra premere su New Deck, scegliere il vostro eroe ed inserire nella casella di ricerca in alto a destra il nome della carta, la classe o qualsiasi altro elemento utile che potrà essere introdotto nel deck. Come sempre vi lascerò il link in descrizione. Ovviamente questa guida è per tutti coloro che vorranno dilettarsi nel costruire il primo mazzo Blitz ed utilizzarlo per divertirsi tra amici. Non ho preso in considerazione carte mitiche, leggendarie e simili proprio perché appartengono ad uno stadio successivo di costruzione del deck ed in automatico entreranno a far parte del vostro bagaglio di conoscenza dopo aver preso dimestichezza con i punti trattati in questo contenuto. Forza allora, combattenti! Dilettatevi nel creare la vostra prima build e affinate le tecniche che imparerete lungo il viaggio per diventare sempre più dei temibili avversari. E voi, quale altro consiglio avrete per chi sta muovendo i primi passi nelle arene di Fab per agevolarlo nella costruzione del suo primo deck? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.